questo quinquennio io sarò il primo che considera dire: oh, abbiamo ripopolato questa valle. Abbiamo ripopolato questa valle. E credo che ce l'abbiamo fatta, perché questa valle hanno una grossa potenzialità economica, che è quella del turismo, dell'ambiente, ma anche di altre prerogative, e che sicuramente sarà una delle battaglie che noi faremo per fare in modo e maniera da riuscire ad accendere la lampadina, per riuscire a portare più turisti possibili, però nello stesso tempo, sindaco, gli sto dicendo che bisogna anche dare dei servizi, non solo punti di ristoro, ma anche alberghi. Non dico un albergo, continuiamo a recuperare, ci sono tanti privati che hanno degli immobili, cerchiamo di dargli un supporto perché trovino fondi per riuscire a ristrutturare i permessi. Io le vedo prospettive nel privato, cercare anche di mettere in gioco i futuri giovani che ci sono in questa zona qui, e mi sembra che ci sono anche giovani che si stanno contraddistinguendo nelle varie loro attività scolastiche, perché qui abbiamo un esempio di una ragazza che si è laureata da poco, e gli faccio le congratulazioni, perché una è una qui di Reggiano e una anche di Fabio di Largo, che si sono contraddistinguendo, e questo fa ben sperare che incominciamo ad alzare il livello culturale. Lo sport, insomma, qui non è che possiamo fare grandi cose, con lo sport, diciamo, sarà il tondo, qui si può dire tutto, il contrario di tutto, però l'unica cosa che mi viene da dire, io proporrei una cosa a questo programma elettorale del sindaco e della sua compagna e del suo gruppo. Qui a Vergiano avete un campo, che è questo qui, che è tanti anni, perché io, come sapete, queste zone qui le conosco da diversi anni, da lontano 77-78, perché l'ho camminato tutti questi monti facendo l'attività venatoria, come tutti ben sanno. E questo benedetto campo sportivo di Vergemo, che a quel tempo c'era una squadra di calcio che ci giocava e, insomma, portava, insomma, i suoi risultati. Ma io gli propongo al sindaco: perché non farci un centro funzionale con, chiedendo dei finanziamenti, visto e considerato. Può servire anche in caso di necessità, in caso di calamità naturale. La stessa cosa la vedrei anche dalla parte della Val di Turite. C'è il campo lassù di Gragliana, che mi sembra che potrebbe essere anche quello un punto, è l'unico punto che vedo dove poter fare una struttura per andarci a fare attività al coperto. Ci sono, ecco, piccoli, io lo faccio anche egoisticamente, promuovendomi anche il nostro gruppo, alcune idee che noi avevamo in testa, che l'offerta al cittadino. Sui manetti, al di fuori delle belle camminate a piedi, l'attività sportiva, credo che, insomma, fare un campo coni o un palazzetto dello sport, che, insomma, visto che io, siccome sono stato un artefice del palazzetto dello sport, poi me lo sono portato dietro. Però io, onestamente, il lavoro che ho svolto nell'altro comune è sotto gli occhi di tutti. Certo, cioè, ho cercato di farlo dignitosamente con la mia esperienza, cercando di portare a termine Prova, prova. anche abbastanza grandiose e importanti sull'aspetto scolastico e palestre. Quello del palazzetto dello sport, purtroppo, mi dispiace non averlo finito, ma continua il suo iter burocratico per andare a compimento, e mi giungono notizie che un altro anno di questi tempi credo che verrà fatta la sua inaugurazione e avrà una capienza di 1.000 persone all'interno di quella struttura. Non è sicuramente una cosa che la possiamo fare nel nostro tempo, noi possiamo fare a tempo. Cultura, credo che questa zona qui un po' di cultura vada messa fuori, perché credo che la cultura